Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Inzio97. Oggi come vedete sono io, ciao. Sono sempre io, oggi sono qui dato che è il mio 100° video. Intanto zoomiamo un po', tanto perché è divertente. Dato che è il mio 100° video, sembra handicappato a guardare questa videocamera. Comunque, dato che questo qua è il mio 100° video, ho deciso di farmi un full setup di camera mia. Ora, ho solo 41 minuti di video, perché la mia schedina di 8 giga non mi permette di fare riprese infinite, perché sono 8 giga, ma poi questa qua fa questa qua, la videocamera full panoramica. non mi permette di fare appunto video molto lunghi, perché vabbè, un video neanche 1080p 720, la qualità che uso io. E quindi iniziamo subito dal dietro la porta. Dietro la porta ho portato sulla scatola del mio Mac e dal PSP Vita, perché sono troppo belle. La scatola qua, voi direte, ma che cazzo è? Ebbene sì, è quella della Link. Questo qua è il mio router. E quella di Link, eccolo qua. Questo qua è del mio monitor e del mio PC. Non c'è molto, vabbè, lì si abbatte. Non c'è molto, tutte le scatole le ho lasciate abbonate, perché tanto non è che me ne frega molto. Però solo quella del MacBook, perché è bella di estetica, e quella della PSP, che ho anche l'assicurazione, quindi l'ho portata, che non si sa mai. Cioè, non è che non ci torno più abbonate, se voglio posso comunque andare a prendere. Pensate che... Vabbè. Poi, vabbè, qua c'è uno specchio inutile con questo qua. Prima la camera non era così piccola, anzi facciamo subito un giro tondo, almeno tanto per farvi capire com'è. È piccolissimo, la tanto lampada e qui tutto. E qua un mobiletto e lì il mio sacchetto bellissimo. Non pensate che sono un coglione, però. Qua una bacheca di un quadro, di una TV, come tutto normale. Prima la camera era tipo 4 volte sto quadratino qui, come vedete sarà 3 metri neanche. Cioè camminabili sono 1,5 metri, o 1-2, sì, più o meno. Allora, iniziamo subito. Qua c'è una sedia con un elastico. Perché qui era? Elastico, porca, sei tu, colpa tua. Quindi ti appenderemo qua. Okay. Ah, facco. Allora, iniziamo subito. Qua per terra c'è uno schifo che prima era lì, ho dovuto toglierlo, che mi dava fastidio. E quindi qui per terra, ma lasciamo stare qua, 3 cassetti tutti rivestiti, quindi non penso che sia stata grande cosa. Il mio aspirapolvere personale, che è una figata assurda. Qua non c'è niente di che, cose stupide della scuola, i petardi che non uso quasi mai. Una bandiera dell'Italia che mi ha portato prima mia mamma, non so perché. Qua robe di scuola di mia sorella, camera mia di tutti. Qua altri vestiti, è pieno di vestiti, pieno, pochissimo. Questa maglietta qua bellissima, guardate la Coca-Cola. Ho anche la maglietta Noob, ma è seppellita da qualche parte. Una coperta, non so se l'avete mai vista. Le mie cuffie Triton appoggiate qua, che magari quando vado a letto sono qui col tablet come un mattacchione. Libri di scuola inutili, secondo me non servono proprio niente, ma è stupidità. Cose di mia mamma, appunto, camera mia di tutti. Cose altre stupide, tipo c'è una tastiera vecchissima, quella prima che avevo prima. Alcuni giochi stupidi, la chiavetta, alcuni zaini e le coperte che un po' non servono a niente. Non è vero, servono, se no muoio, capito? Muoio. La parte più interessante, avete visto? Non potete. La lasciamo per ultima. Qua BioShock, come ha passato il mio amico Lupino, devo ridarglielo, ma vabbè. Poi da anni, un gioco ce l'ho passato per una settimana, poi passa un mese. La custodia del tablet, ho ricaricato tutto. Che tablet, non so, infatti dopo possiamo dire, passiamo anche il dito. Qua ci sono un po' di cose, ma non so, ma che cosa c'è, si trova sotto mia mamma lì, non ce lo voglio neanche toccare. Poi... qua c'è la mia lampada touchscreen, guardate che bella, oh my god. Red, oh my dio che bello. Sì, mi piace molto, perché ora vi mostro com'è l'effetto che fa. Ora non lo si vede molto perché ci sono tutti gli schermi accesi e fanno un casotto di luce, però si sta in piedi. Come vedete colora tutta la stanza, quindi a me piace un casotto, magari. Se devo fare dei vlog in futuro, oppure voglio iniziare, ragazzi, stavolta voglio farlo, inizierò. L'unico difetto è che una palla è rotola. Fail. No, vi lasciamo la lista di cuccio. Ti spengo anche perché mi stai sul cazzo. Perché se una palla. Qua abbiamo le cuffie Triton, quelle base che sono 60 euro, però sono bellissime. Qua delle scatole dove c'è i cavi che non uso, anche là dietro. Poi qua il porta a porta. Sapete, una porta. Questa qua è la mia sedia, guardate che sedia del cazzo. Che caldo. Cosa cadi te? Allora, cosa cadi te? Si chiama anche te, guardate. Ora vi mostro un po' quanto fa cagare sta sedia. Un attimo, uso l'iPhone come supporto. Ora, spero che vi piaccia la mia mano. Allora, mi fai vedere. Allora, questa qua è la sedia. Una persona, al solito, sta così. Al computer magari sta così. Stasera qua invece fa così. Giocavo un po' oggi, non so, giocavo mai. Avete capito che è una merda.
E preferivo di gran lunga la mia poltrona, ma poi la porterò su. No, non è vero, non c'è spazio. Qua la mia cartella di scuola. L'Xbox. Iniziamo già. Xbox. Quanto mettiamo a fuoco? Ok. Mettiamo a fuoco. Qua c'è il mio diario stupido di scuola, che è inutile. Qua c'è il mio diario inutile di scuola. L'unica cosa che vi voglio far vedere della mia scuola sono queste forbici, che sono quelle. Io le chiamo trinciapolli, perché sono quelle per i cavi. Oh, mi specchio, che figata! Ah, sono io. Qua abbiamo un po' di scritte LOL, 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 Call of Duty Black Noob. Qua il mio profilo itizzato in YouTube, se volete aggiungetemi. Qua il mio peluche porta fortuna, perché da quando ho messo questo coso qua ho fatto la prima mob, quindi l'ho sempre lasciato. Una notifica di Facebook, troll. Qua c'è il portagiochi, una finestra stupida. Portagiochi che, vabbè. Sento che qua è un full del full setup, farò vedere anche i miei giochi. Test Drive Unlimited 2, bellissimo. Gioco inutile, non so cos'è. Che era quando c'avevo la pressione 2 masterizzata, ma vecchi tempi. SSX, fantastico. Black Ops, vabbè. Silent Hill. Halo 3, perché prima nell'Elite c'era Halo 3, Forza 3. Quindi ce l'ho dentro qui. GTA 4, Halo 3, Odyssey Campagna. Skyrim, fantastico. Resident Evil, Operation Raccoon City, che diciamo l'ho iniziato, ho fatto qualche missione. Ma mi sto già un po' annoiando, però non è brutto. Call of Duty 4, vabbè. FIFA 12, che ho buttato 50 euro in accesso. Battlefield 3 Multiplayer Disc. Forza 4, stupendo. Stupendo, stupendo. World at War, MW3, vabbè. Tutto distrutto. Modern Warfare 2, ovviamente, devo averlo. Figata, picchio contro lo schermo. Pium! Oh, oh. Halo Anniversary, ci ho giocato pochissimo, non ho manco finito. Vabbè, Halo 3 la campagna, qua. E Kinect Adventure LOL, perché tanto il Kinect l'ho preso gratis, quindi qua è il vecchio monitor e il cavalletto della videocamera. Mi è arrivato un messaggio. Cazzo, qua è il supporto per le Triton, che fa un giro infinito, ma dopo tranquilli che vedremo tutto, tranquilli, dopo tutto vediamo anche la mia scrivania, tutto. Andiamo subito a guardare dietro, che c'è ovviamente qualcosa. Allora lì passano due cavi, i cavi della Linkem. Di, vabbè, dopo vi farò una foto col flash perché è sopra il tetto, però ve lo farò vedere lo stesso. La scatoletta della Linkam vi farò vedere. Qua c'è, in pratica è, non so se vi ricordavate nei miei primissimi video, proprio primi che ho anche eliminato ora, quindi non potete neanche andare a vedere. Prima registravo con questo coso qui. Questo coso qui sarebbe un digitale terrestre con l'hard disk di 160 GB, masterizzavo sul disco e dopo li mettevo su, quindi è un po' una merda, però. Qua il cavo dell'antenna N3, c'è cioè il cavo dell'HD, l'alimentazione, e io dal mio Xbox ho attaccato ovviamente qua. Che figata, guardate la TV dietro con i pallini, non so perché. Vabbè, comunque c'è, cioè, attaccato l'HD, la corrente e basta. Qua la videocamera, ho deciso di metterla qui e confrontare la postazione, tanto se devo fare video vi mostrerò dopo nei cassetti. Le cuffie che utilizzo per il computer, tanto è. Qua passano milioni e milioni di cavi che si attaccano al computer, ma andremo a vedere anche quelli. Queste qua sono le cuffie del computer. Qua intanto guardate quanta RAM sto usando e quanti programmi ci ho aperti. Vabbè, pochissimi. Allora, ora si inizia a divertirsi. Ok, tanto si vede bene con la videocamera, quindi vi mostrerò così. La mia cartella Fabio, che è meglio non entrarci. No, va bene, qui non c'è niente di legale. A parte qualche gioco, ma. No, non è vero, sono tutti comprati perché sono un bravo ragazzo. Adobe Download, qua mi sono trovato, ora vi mostro bene da vicino. Adobe Photoshop Elements, me lo sono trovato su, bellino, non è brutto. Devo metterlo gratis nel computer, non l'ho mica pagato. Camtasia Studio 8, ovviamente l'ho pagato, non l'ho pagato. P-Cheat Suite, serve per controllare, perché lo uso solo per controllare la temperatura. Photosync, utilissimo, è un'applicazione per l'iPhone, se avete l'iPhone e base iPhone, tutte le caratteristiche dell'Apple. Ve lo consiglio ovviamente perché serve per trasferire le immagini dal vostro computer all'iPhone o viceversa con internet, con il wifi ovviamente. Poi vabbè, QuickTime, Photoshop, che domande sono, l'ho pagato ovviamente, 800 euro speso per prenderlo perché io ci tengo davvero. Cinema 4D, uffa, che domande mi fate, l'ho preso ovviamente. iTunes, il cestino lasciamo stare, li nascondiamo. Musica Fabio, chissà cosa c'è dentro, vabbè, ovviamente le musiche, che domande. Poi ora mi sono perso. Scusate se si vede un po' male, ma se dovevi fare 500 video sarebbe un casino. Poi avevo cartella foto, Sony Vegas pagato, ovviamente. Total Media Extreme, quello dell'HDPVR, Skype, Google Chrome. Video da caricare, che è meglio che non apriamo, però magari dopo farò un'anteprima di una cosa. Desure, che serve per le custom map di Amnesia. Poi
Lounge Game Shadow è quello di Stronghold Legend, di un gioco. Prisi, vabbè, lasciamo stare, mia sorella che è stupido. Vodafone Bailboard è quello della chiavetta. Zoom Bro, quel coso lì, è quello della Canon, praticamente per importare delle foto. Computer. Vabbè, Steam. Poi vabbè, in cima video caricare Paint, che lo uso per fare gli screenshot, che ovviamente fa cagare. Ora vediamo un po'. Vi posso far vedere soltanto un pezzettino. Ok, però un po' troppo. Clip trailer, ok. Non vi dirò nient'altro, clip trailer. Che ci sarà in futuro, ma provate a pensare come nome clip trailer. Poi qua ci sono tutti i miei giochi, Slender, che è fantastico. È divertentissimo. Dead Space 2, che l'ho comprato, sì, devo ammetterlo, l'ho comprato, non sto scherzando, c'è anche il disco. Stronghold Legend che mi hanno regalato, bellissimo. Amnesia, bellissimo. Tech Hit Launcher, bellissimo. Qua cos'è? Imperium Civitas 2, che me l'ha prestato un mio amico, tanto il disco basta per farlo andare. Poi League of Legends, e vabbè. Qua vabbè, ho messo dei gadget più stupidi del mondo. Poi qui vabbè c'è immagini, screenshot, file camtasia, clip maninozzo, server techie, videoclip, video caricati e video fraps. Ok, diciamo che mi avete tutto qua al microfono, guarda che bello. Mi sembra di avervi detto tutto dal mio schermo, intanto vabbè, guardiamo un po' le cose, la PC Suite. Qua vedete il mio computer, non so perché tutti si lamentano, il mio computer è caldo, mi servo l'evento, il mio computer no, è un ghiacciolo. Resta sempre un ghiacciolo anche quando magari esporto video, così sempre il massimo che sono arrivato è stato 35 gradi, ma lo stavo proprio utilizzando la RAM a 80%, cioè avevo aperto Photoshop, c'erano 4 di Sony, tutto. Vabbè, poi intanto guardiamo il mio schermo, Republic of Gamers, che non potrei metterlo perché sinceramente non ho pochissimi giochi per il computer, ma fa niente. Ok, poi passiamo subito alla tastiera. Tastiera della Packerbell, voglio cambiare anche quella e anche il mouse, che è bruttissimo. Ecco, mi è arrivato un messaggio, vabbè. Sara, ti saluto. Tacchione. Ciao. La tastiera. Mi sto trovando, devo metterlo benissimo. Ti faccio vedere. Ta-ta-ta, com'è sottile. Però comunque ce ne sono altre, voglio prenderne quelle proprio bellissime che si illuminano i tasti WASD. Il mouse voglio cambiare questo qua, guardate quanto fa schifo. Voglio prendere uno di quelli da super pro gamer, perché questo qua è veramente vecchissimo, c'ha qualche migliaio di anni, però comunque è bellino perché è wireless. Poi, quella scatoletta là, vi starete chiedendo, ma sì, subito appena iniziato il video l'avrete vista. Quella scatoletta cos'è? È quella che dà il, come si chiama? Che dà la rete wifi alle cuffie, la rete wifi, sì, la rete wireless alle cuffie. Quindi, passiamo subito ai miei cassetti e dopo passeremo al dietro del PC che è la parte più bella, diciamo, non è vero. Qua il joystick dell'Xbox, li tengo tutti qua dentro, qua il joystick dello schermo, qua. Vediamo se cosa vedete tutto senza togliere. Hai tutti i joystick, il mouse, il caricatore PSP, gli elastici, l'iPod che è lì a prendere la polvere. Secondo cassetto, il MacBook, non si sa mai, esigenze. Qua ho una cosa veramente fantastica che magari non l'avete mai vista, quindi ve la mostro. No, è vero, queste cose qua. Non ce ne sono molte in giro, questo è cioè, oh mio Dio, che cosa incredibile avrà. Un cannocchiale, ma non un cannocchiale normale, il cannocchiale che fa le foto. È una cosa stupenda, fa delle foto bellissime, le fa 6 megapixel, ma vanno benissimo. Faccio vedere la marca, a meno magari ve lo comprate, non è vero. Celestro, comunque sì, non è brutto, te lo consiglio. È un po' difficile da usare, ma vabbè. Copritappo, copritappo. Allora, qua il caricatore della fotocamera, questo qua serve per, lo mostro subito, collegare la mia videocamera con la visione notturna, guardate che c'è questa spina bruttissima, che è quella là in fondo a destra, quella che utilizzerò per fare video in amnesia, ma non vi dico ancora niente. Questo qua è un cavo che tutti voi sognate, di sicuro, è un cavo utilissimo ragazzi, veramente, non sto scherzando. Dalla SCART vi fa uscire tre cavi video. Perché un HDQR è la cosa più perfetta del mondo, collegatevi davanti e potete registrare tutto quello che viene da una SCART. Per me è una cosa utilissima, veramente, non sto scherzando, lo ripeto. Magari volete, non lo so, collegarci Mediaset Premium, tutte quelle cose lì, e potete registrare tranquillamente. Questo qua è il caricatore di un'altra fotocamera, che è qua in fondo, ve la faccio vedere, tanto è bruttissima. Tanto lasciamo lo sfondo del muro, rovinato tutto con la sedia. Questa fotocamera qui. Che avevo questa, sì, lo ammetto. Ora vabbè, lasciamo tutto in disordine. Dopo li metterò a posto, tanto ormai ci ho fatto l'abitudine. La scatola del mio iPhone 4S, fantastica. Una fotocamera, ragazzi, ce la devo farvela vedere perché è stupenda.
Non è mia, è di mia sorella, ma veramente sta canale qua ha fatto 10 miliardi di foto. E va ancora, non è che non va. E questa qua è la mia videocamera. Fa cagare, infatti non la uso mai. Fa video neanche a 720p, però è touchscreen e c'è la visione notturna, cosa che uso tantissimo e funziona benissimo. Io l'appoggio qua sopra, prima di qua c'era una cassa franca molto più bassa. Appoggio sopra il piedistallo con la videocamera lì e mi filmo mentre gioco, che è stupendo. Questa macchinina qua, vediamo se carica. Se carica, ve la mostro subito, altrimenti niente. E infatti è una macchinina che va a finire. Come vedete la sta appesa, qua c'è il suo joystick che serve per ricaricarlo, qua c'è il fretta altrimenti si spegne. Anche scarica non ce la fa. Ah, infatti deve andare su super PC lui, comunque va abbastanza bene. Va, spegniamola che saranno 10 euro di batteria dentro, qua dietro, che c'è un paccone. Altre cose, qua vediamo un po', delle casse della Puro, ve la consiglio. Comprate un auto grill, ma sono veramente fantastiche, trovate da tutte le parti, adesso dalla media o così, costano 24 euro, ma davvero sono una qualità fantastica, si vede benissimo. Andiamo subito a vedere l'ultimo cassetto, dove c'è tutti i programmi, ecco appunto il gioco di Dead Space, qua alcuni dischi di installazione, ho due interviste che non posso usare, padare desktop, HDPVR, questo qua, vabbè, fotocamera in 3D, sì, fotocamera, una cosa in 3D per la PSP, il mouse che c'era dentro nel computer che una cosa bruttissima propriosa. La mia vecchia custodia dell'iPhone non l'ho tolta perché comunque non mi piace. Uno screen 10 euro dentro di sicurezza d'emergenza, magari ci attaccano gli zombie, io ce li ho. Là in fondo c'è il Kinect, ma vabbè, diciamo del computer così che non uso quasi mai. Ora qua c'è il beveraggio, facciamo passare, prego, ciao ciao. Qua c'è il mio computer della Packard Bell. Andiamo subito a vedere le informazioni, per chi magari interessa, chi non c'è niente da fare. No, va bene. Allora, sistema, visualizzare RAM, ok. Guardate un po', non so, per me va bene, poi tutti dicono che è brutto, però mi interessa. Per quello che ho pagato 800 euro, se non avete visto il video precedente, intanto mi arriva la notifica. 3 GB di RAM, 12 GB, sì, 3 GB, 3,40 GHz di CPU, qualcosa lì, non so cos'è. i7, quindi per me è estremamente potente, RAM 12 GB, 64 bit e vabbè, nomi di sistema che sono cagati. Qua sotto, passiamo subito a qua sotto, c'è cioè il mio appoggiapiedi. No, non è vero, sembra un appoggiapiedi, ma in realtà è una scatola. Ragazzi, non ci avete mai pensato, giusto? Ora aspettate che prendo l'iPhone, che faccio luce. Qua sono avanti e faccio la luce con l'iPhone, come quelli che hanno i soldi. Allora, qua ci sono milioni e milioni di cavi, non so manco vedere, cuffie dell'antichità e cose obbrobriose. Ora, vi voglio mostrare, se riesco a togliere la scatola, le cose che ci sono qua dietro, che sono comunque abbastanza interessanti, più o meno. Allora, il cavo color rosa del microfono, questo cavo qua è uno sdoppiatore, che manda, ora vi dico tutto dove manda, questo qua lo vedremo dopo. Questo cavo qua bianco che va sopra, lo vediamo dopo. Allora, c'è un altro sdoppiatore collegato alle casse che avete visto prima sopra la TV e a quell'apparecchietto dietro la TV che serve per espandere, che per appunto che dà il raggio wireless appunto al coso là, vabbè, avete capito, giusto? Sì, grazie. Lì c'è l'antennina del wifi, ma vabbè, tutte le altre cose, l'HDPVR, la tastiera e quello lì. Poi qua sopra vi faccio vedere questa cosa qua perché veramente a me piace un casotto. Lasciamo l'iPhone qui che fa luce. Allora, quel cavo là fa uscire qua sotto, va qua. Io magari invito, non so, i miei amici a giocare a Slender o Amnesia, vogliono cagarci sotto tutti. Qua sotto ci attacco gli altri due paio di cuffie che avete vinto dentro quella cesta là, oppure le Triton, così. In questo caso io ho attaccato lo stereo, che vedremo dopo. E ci ho attaccato lo stereo qua, ovvio. Altre due porte USB, ci ho attaccato questo qua, magari volete attaccarci la fotocamera appunto per importare i video. Anche se qui ho la schedina per inserire, ma non funziona molto bene. Oh, niente, perché la mia schedina è un po' brutta. E comunque non so se l'avete mai vista, ma esiste la schedina XD. Vabbè, non l'avevo mai vista. Intanto mettiamo via un attimo l'iPhone. Passeremo anche a vedere quello dopo. Passiamo alla centrale nucleare. Perché così? Perché è una centrale nucleare. Io ho tre ciabatte. Tre ciabatte, non pensate a chissà cosa, però. Tre ciabatte, allora, questa qua è la prima ciabatta che non viene mai spenta, che è collegata. Questa qua è una ciabatta, la seconda ciabatta. Il cavo che va sopra il tetto, questo cavo qua che è collegato a quell'altro cavo che avete visto prima attaccato al muro, e questo qua è quello del modem che è qua sopra, modem e router però. Allora, questo qua appunto è quello di Linker. Allora, questa qua è la prima ciabatta con 8 spazi.
che ho collegato l'hard disk da 1 TB, a parte qua che ci sono il caricatore delle cuffie, il caricatore del joystick e l'HDPVR, la PSP Vita qua sopra che ho ritrovato, che non trovavo, ma... e qua il microfono che prende in tutte quelle, zone lì, diciamo, dove registro l'audio. Allora, qui c'è collegato la stampante, questo qui è qualcosa, qua è qualcos'altro. Non mi ricordo tutto dove metterlo. Comunque questa ciabatta qua è veramente sicura, proprio una di quelle sicure sicure. Come vedete, rosso è la potenza, l'energia che entra, e ground è la messa a terra per 60 ampere corrente, quelle cacate lì. L'alimentatore della disk di 1 TB, perché è anche multimediale, infatti è collegato alla mia TV, mi sono dimenticato di dirlo. L'alimentatore dell'HD2R. Poi passiamo subito alla mia Xbox. Xbox di Gears of War 3, pesa un bel po' di tempo fa. Vediamo, non vedo nessuno in camera, altrimenti mi rovina tutto. Qua l'Xbox l'ho appunto messo su questa griglia qua perché fa un caldo della madonna, quindi l'ho messo anche che almeno si raffredda a confronto che prima l'avevo messa dall'angolo. Questo qua è il cavo per il monitor, il cavo delle casse, quella sopra la TV. Qua il cavo del computer, il cavo di quell'apparecchiatura del radio wireless, il cavo della TV e questo qui, fatevi pensare. No, infatti questo qua, uno di questi qua è dello stereo, mi sono dimenticato. E dove pensare? Dell'Xbox, appunto. Mi ho dimenticato. Passiamo allo stereo. Lo stereo qua, appunto, che ho detto che è collegato al PC davanti. Qua il tablet, l'Asus iPad Transformer. Ora, proprio tanto fa vedere piccolino, tanto è brutto, non c'è niente. Insomma, lo uso soltanto per guardare i video su YouTube, praticamente. Perché non fa chissà molto, non molto. Le casse, che sono una cosa bellissima. Stupende, sono due giganti e due piccoline qua sopra. Poi siamo quasi raggiunto alla conclusione. Questi qua sono, vabbè, i roller che uso per andare in giro quando c'è niente da fare. La sacca di ginnastica e il cestino attaccato alla porta. Quindi fatemi pensare se c'è qualcos'altro. Sì, infatti volevo farvi vedere qualcosa del mio iPhone. Quindi mostro subito il mio sfondo. Vabbè, ma che cazzo. Cioè, come dire il mio sfondo rainbow, batteria, scarico, blocchiamo subito, sfondo, aspettate che abbasso la luminosità, che altrimenti non si capisce niente, luminosità, vabbè, installata iOS 6, perché se ne intende dell'iPhone, se ne intende, non ci vuole un giro. Sfondo, come avete visto, dell'Umbrella Corporation, perché veramente mi stanno piacendo molto i Resident Evil. Qua, come potete vedere, messaggi, mail, camera, le cose base, diciamo che c'hanno quasi tutti, l'utility, le cose che c'hanno praticamente tutti, e beh, ovvio. Qua le prime app tipo WhatsApp, FoxTube, iPhoto, iMovie, ovviamente l'ho pagata, non pensate che l'ho caccata, io 6 originale perché è un 4S, come si può notare da qua sopra, e un 4S appunto non l'ho craccato, quindi l'ho dovuto pagare, ma con piacere, perché comunque con installo non va molto bene dove metterlo, ora lo mette bene a fuoco, ma vabbè. Per modificare foto, Boss 2 che è veramente fantastica, come anche se siete dei facegram, 360 se volete fare il panorama molto meglio, Blast Mode, questa qua vi la consiglio vivamente di scaricarla, Brush Mode che serve per fare 400 24 foto al secondo fino a 400. Scusatemi se ho interrotto il video, non so per quale motivo la videocamera si è spenta, è carica al massimo, non so perché. Qua alcune app che non ve le sto a far vedere tutte perché sono un casino più o meno, sono un bel po' di app e niente, poi che farvi vedere appunto il mio microfono qua della Logitech, non pensate male. Appunto, ci vuole per disattivare e attivarlo, e poi un orsacchiotto fantastico. La mia bacheca, dai, facciamo vedere pure quello. Disegna a caso, iPhone 5, mia sorella, video a caso, io che scalo in una montagna e cose varie, ma roba, un cavallo. E fine, quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi, perché questo appunto è il mio 100° video, quindi l'ho fatto un po' più speciale. Quindi, il Zeppelin vi saluta e anche il cavallo. Ciao ciao.